Konnichiwa a tutti, io sono Vanelli87 e questo è il nuovo video della Vampire Queen Bee. Ora parto da questa schermata perché, come ben sapete, su Instagram ho lanciato, e anche un attimo su YouTube, ho lanciato il sondaggio con quale stagione volevate che iniziava la nuova puntata della Vampire Queen Bee. Le uniche, vabbè, opzioni che ho scelto io praticamente sono state autunno o inverno. Che cosa sarà venuto fuori? Devo dire che è la stessa stagione che avevo intenzione di mettere. Se non avessi fatto il sondaggio, quella è la stagione con cui intendevo davvero iniziare la nuova puntata della Vampire Queen Bee. E non all'unità, ma con la maggior parte dei voti, ha vinto l'autunno. Raccogli i tuoi prodotti agricoli per preparare un banchetto dedicato al festival del raccolto e festeggiare con amici e familiari. Ammira il ricambio delle foglie e gioca nei loro cumuli prima che inizi a fare davvero freddo. Quindi selezioniamo l'autunno, bella questa animazione, e ci rivediamo nel lotto della nostra regina dei vampiri. A dopo! Eccoci tornati dalla nostra regina dei vampiri, e devo dire la verità, mi mancava davvero davvero. Ora, oggi è lunedì, autunno, sì, per il momento 2 di 7, cos'è? Parzialmente nuvoloso, caldo, tempo misterioso, wow! Beh, primo, butta il cibo variato, no, abiti, no, ok, cambia abito, sì, la forma oscura, e poi tu... Perché? Oh, sei incassata come una bestia. E dove? Vieni qui. Cosa vuoi qui? Bevi un bicchiere di nettare. No. Il cibo avariato. Cosa c'è di avariato? No. No. E giusto, parfait di yogurt, no, avariato ce l'avrei nella tua testa. Ora, ok, fermi tutti, primo, un attimo, Elijah, cosa? Preparati un tang e zing, ok, questa si dà già l'alcol. Sì, ti ricordo che sei incinta tra 5 ore, terzo trimestre. Speriamo di riuscire a vedere il parto, ma mal che vada lo riprendo a registrare quando partorisci. Ora, tu piccola peste bubbonica, non puoi farmi questo. Però, voto. Non c'è sgrida, urla contro, no, urla contro, no, dai, proprio. Genitorialità, disciplina il comportamento recente con risoluta di non combinare un pasticcio, esprimi delusione di non combinare un pasticcio e smetti di farti lo zingazzando Lilo. Vieni qui. Tutto, non è mai successo. Poi, oh, sì, te la farai anche addosso tra poco. Ora, prima di iniziare bene 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 l'episodio, ecco, volevo fare questo, riscattare un po' di premi. Cioè, sta poverina ne ha più di 7000 e io non ne ho ancora comprato manco mezzo premio, cioè rendiamoci conto. Ora, partiamo dal fondo, se no... Allora, l'albero di denaro, sì, ma aspetta, no, quello che voglio prima di tutto è questo. Dov'è, cavolo? Frugale? Ah, sì. Un sim frugale alle bollette ridotte. Okay. Dopo l'ultima bolletta. Col cavolo che... Col cavolo che prendo. Voglio un'altra bolletta. Poi... Antisettica. Cala molto più lentamente, perché... Sempre rinfrescata, no, cala lentamente, mi va bene, quindi però mi sembra
Un attimo, anche nei. Eh sì, nei poteri più avanti, se ricordo bene, c'era qualcosa del genere con l'igiene, ma non me lo ricordo più dov'è. Sete domata, piaceri immortali. In odore, ecco, questo mi sembra. Il livello di igiene non diminuisce più. Ok, sì. Quindi, vediamo di prendere qualcosa di un po' più utile. Impermeabile, ma per il momento cacciatore di tempo. Allora, frugale, vescica, tanto non va in bagno. Pollice verdissimo. Però quasi quasi prenderei il autosufficiente. Non ho mai bisogno di socializzare. Ah, però non male. Però me ne mancano poi 6. Però anche albero del denaro, quasi quasi. Visto che ogni tanto. Vabbè, per ora. Per ora no, dai, autosufficiente mi piace. Però pollice verdissimo anche. Vitalità straordinaria. No, facciamo l'albero del denaro che quindi ci dà. I sim possono accrescere la loro ricchezza, sì. E vai. Quindi, passiamo a Caleb. Tesorino, tu ne hai 3.000, quindi. Andiamo un po' più avanti. Sicuramente anche tu, frugale, perché quando abiterai da solo hai i tuoi 30 miliardi di figli, boh. Per il resto, perfetto così. Ora, mentre tu disciplini tuo figlio, soprattutto. Mangia il frutto del plasma? No, sì, anche. E dopo fai la doccia. Dov'è? Nano pestifero, non puoi spuli. No. Nano pestifero. Ripulisci. Ora, riguardando le regole, non mi ero minimamente accorto. Devo girarmi. Non mi ricordavo di una regola, ovvero. Ah, questo. Questo ha variato? Ops. Farò avvelenare Costanza. Ops. Oh. Mamma mia, sta poverina. Altro che portarla via i servizi sociali. Allora, fermi tutti di nuovo. Qui l'alcol. Cavolo, non mi ero accorta che era questo che era avvariato. Miseria. Comunque, dicevo, non. Speriamo che non si sia. Ecco, perfetto. Prendi una porzione. Dicevo, non mi ricordavo nelle regole che mi ero data, cioè figuriamoci, che potevo far passare di età un toddler quando aveva raggiunto che, un altro. Meno male che tra poco ti faccio crescere. Questo intendevo dire in pratica, che anche se gli manca un giorno, il mio piccolino ha raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissata, ovvero fermo. Se ti combino un pasticcio ti seguo le gambe. Un'abilità a livello 5, tutte le altre a livello 3, quindi possiamo fare la festa di compleanno e farlo passare di età. Quindi per un toddler che se ne va, anzi per un toddler che arriva, Costanza, un altro se ne va. Sì, ah, e devo vendere la culla. E quindi i vestiti, praticamente i nuovi abiti sia di estivi e invernali che estivi glieli farò dopo il cambio look, dopo che la festa è finita e soprattutto che Elijah è passato di età. Calendario! Cosa abbiamo qui? Festa del raccolto, Natale, sì, poi dovrò ampliare un po' le feste. Ora pianifica evento sociale, vediamo se riusciamo a farlo decente oppure no. Mi sono spariti tutti in questa casa. Oh, devo anche comprarvi le piscine.
Ops. A festa di compleanno. Oh, perché? Capito una sola volta l'anno. Boh, perché non posso farlo? Non l'ho capito. Oh, vabbè, a quanto pare non si può. Che brutta cosa. Io volevo fare la festa di compleanno nel mio piccolino. Allora, tu vuoi? No, vieni qui, no. Siediti. Con... molto furente, sì, molto incacchiata proprio. E goditi tua figlia, quindi... fermi. Rallegra, perché è incassata proprio non a bestia ma di più, fai delle facce buffe, loda non so per cosa, ma fai stesso, tanto brava. Parla del giorno, praticamente iperfurente, e racconta una storia buffa. Tu lascia stare quell'altra poverina. Dove lo... ah, tu piano B. No, fermi qui. Qui, piano B. Non riesco a capirci un... ah, me lo sto dando di matto. Ok, invita nel lotto attuale. Oh. Ma perché? Che mi sono morti tutti? Che... No, non scherziamo. Dove sono? Shingo? No, non so chi tu sia. Ma che caspita siete vestiti, vera? Allora, invita nel lotto attuale Alberto, Travis. Sì, anche tu, anche se mi stai antipatico. Salim, Daichi, Akira, Don. Ma uno Aditya adulto, non so dove l'ha entrato. Ah, il medico Brent. No, Lilith, lo so che abiti qui, ma cos'è? Oh, ventoso, freddo, tempo misterioso. Genji Hayashi, e chi cavolo sei tu? Soprattutto, quando è che hai incontrato sta gente? Io non mi ricordo. Vabbè, non importa. No, Ciccio, piccolo mio topolino, corri qui perché... schiaffati. Che c'è? Fa freddo, poi ti devo cambiare, devo fare il look e soprattutto mettere anche quelle belle piscinette. Va bene, devo rifare un po' di cose con il nuovo... con la nuova espansione, che non vedo l'ora, giuro, di andare un attimo off camera e fare i miei cambiamenti. Tu... sei riuscito a far meno incacchiare la povera... oh cavolo, mi sta anche schietta di fame. Non mangia. Oh, triste per... oh sì, ho capito. Chi cavolo è che rompe? Ho bisogno di uscire e chi se ne frega, io ti ho invitato qui, Ciccio, quindi muovi ciapette per l'amor di Dio. Tra parentesi, dove sei? Dove sei? Oh. Dove? Nicola? Ah, ma tu sei un adolescente, non è? Oh, cosa? No, non me lo dite. Non può, io vi odio. Che cosa? Allora, piano B, l'unico... la pappa per tutti, Geoffrey Landgrab. Vi odio, sapete, vero? Shingo, mi ricorda un casino. Come si chiama? Santiago dalla Jungle Challenge. Uguale. Sapete dove? Ah, ecco, appunto. Teniamoci allora, Geoffrino. Vabbè, amen. Cioè, rendiamoci conto, io devo tenermi Geoffrey.
Com'era sofisticato, triangoli no, informale, blu. Tanto per. Scimmietta qui, oh, divertimento. Va bene, guarda, visto che padre tuo mostro, non ne ha più bisogno. Ok, rallegra, visto, divertimento, abbraccio, oh, oh che carina. Va bene, gioca così almeno. Siete in due. Oh, no, te la farai addosso. Dov'è Geoffrey? Soprattutto perché... perché? Perché la domanda vera e propria? Perché? Ah. Sì, chiedi di andare via dopo... No, costruisci con Geoffrey, per l'amor di... aggiungi il gruppo. Allora, ah giusto, basta fare così. Fai passare di età al sim. Lui? No! Ma... perché? Perché? Eppure. Ma anche tu? Ma perché non posso farlo passare di età? No, di solito posso. Cura del bebè. Rassicura, sì, non so perché, ma... giuro che non so più. No, non ditemelo. Non posso farlo passare di età finché non è l'indomani? Che praticamente, almeno stando al calendario, dovrebbe... ho detto calendario. Sì, lo so, ma... no, questa cosa non mi... oh, aiuto a soffiare sulle candeline. Oh, 30 miliardi di posizioni per non capire dove cavolo, dove vai. No, non hai capito un pero. No. Carino, ma non dovresti salire meglio le scale? Qui tristezza infinita. Oh, no, fa freddo fuori, non puoi giocare. Oh, santa di quella polenta. Molla sto parfè che io... sai dove puoi mettertelo? Allora. Ok, poi. Metti Costanza giù qui. Prima voglio... non voglio perdermelo! Scusatemi, l'ultima foto di... Elijah da... toddler. Giusto. Dicevo, furbona io, ho i tratti, ma ho dimenticato di andare a leggere. Dove cavolo... ah, eccolo qua. Ah, ok. Sì. Dov'è? No! Sì, quindi... come... allora, purtroppo ho dovuto farlo ho dovuto tradurlo. Praticamente mi è venuto fuori questo. Creatività. Con bambino artistico. Sì, prodigio artistico. Perfetto. Che praticamente la creatività facevi schifo, ma vabbè. E il tratto è... oh! Buffo! Perfetto, non ho reso immaginare cosa viene fuori. Questi sim tendono a essere giocosi. Ullala. Sì, va bene.
vecchiaia e saggezza, cioè... Come? Che orecchie da elfo! Fai che un sim passi di età, va bene, ma... Mamma mia, nonna! Ti ci vuole un piccolo restyling. Sì, vai in bagno, per favore. Poi, tu... Aggiungi le candeline. Scusatemi, devo vedere un attimo. Sei carino, dai. Sì, tutto sommato sei carino. Devo... Dov'è? Dopo staccherò un attimo per... Oh! Per andare a fare un po' di... Oh! Balbetta, cos'è? Qua non puoi giocare, qui no. Non puoi ancora... sì, lo so che è una creatura indifesa. Non sono ancora tonta. Ah, gioca con i blocchi. Perfetto, gioca... Oh... Con papino tuo. E lui farà da... E io ho smollato. Dove è andato Geoffrey Landgrab? Ma tu cosa... Quello non è il tuo letto, ma stai buono. Ah, ok. E... Sbriglia la creatività. Quante cose ti devo comprare, mio caro piccolino. Quindi, smolla il letto di tuo, ho detto. Ah, giusto. Tu, anziché darti all'alcol... Oh, modifica sì. Bene, quindi direi che stacco un attimo. Ci rivediamo quando ho fatto le... Ho modificato i vestiti e ho aggiunto un po' di decorazioni di cui abbiamo bisogno, quindi come i giochi per i bambini e queste cose qua, quindi a dopo. Bene, eccoci tornati in game e come potete vedere ho rifatto il look a Elijah, perché davvero prima era inguardabile. Soprattutto adoro questo, avendo soprattutto come aspirazione prodigio artistico, me lo vedo come una persona, un bambino comunque un po' particolare, e infatti per questo ho lasciato questo bellissimo colore di capelli. Solo gli occhi sono un po' piccoli, vabbè, vedremo se puoi modificarli o no. Aspetta, prima foto, ci devo stare, ok, quindi questo e... Ecco, se avete visto, Leo lì ho messo i denti con l'apparecchio, non so perché, ma ce lo vedevo. Prima aveva questi qua aperti, un po' aperti, ma io ce li vedevo di più con l'apparecchio ed è carinissimo. Quindi questo è il suo look quotidiano. Pardon, girati bene. Formale, anche sempre sul blu, perché a quanto blu e nero, perché, e poi era carinissimo. Sta proprio bene sto colore, i capelli anche. Sportivo. Giallo, un tocco di glasse. Comunque vorrei farvi anche notare una cosa, cioè che gambette magre, è magrissimo. Vabbè, comunque torniamo a lui. Vabbè, da festa, ogni tanto cambia colore, sempre del pigiamino, notare sempre sul bianco, blu, ciabattine col coniglietto, perché sono io. Il costume con tanto di occhiali perché si sente figo. Il vestito estivo viola, poi mi piaceva col pescialino. E comunque sia per i vestiti estivi che invernali, ho cercato di usare i vestiti che ci sono usciti con l'espansione, e il vestito invernale bellissimo, mi piace un casino, soprattutto con questo cappello con la renna, bellissimo. Ora passiamo alla madre in forma umana, quindi questo è il look di Pearl. Mazza, guardate che panza che ha qui, non so cosa viene fuori. Comunque c'ho questo, il suo vestito estivo da umana, e questo invernale, anche questo bellissimo, mi piace un casino, soprattutto notate come accentua la pancia. Poi adoro questi leggings usciti con, mi sembra era Avventura nella giungla, un attimo, il trovo, sì, con Avventura nella giungla, bellissimo, mi piace un casino. E la versione oscura, che è anche molto bella, anche qui. Qua invece si è molto lasciato andare, infatti ha la maglia troppo corta, la panza troppo grossa, vabbè. E il vestito invernale, vedete anche qua sul blu, nero, colori un po' scuri, caruccia. Poi passiamo a Caleb, questa è la forma... Beh, questo è il vestito invernale, ma non mi ricordo,
forma umana, sì. E questo è il vestito estivo, che era già fatto, ma gli stava troppo bene, quindi gliel'ho lasciato bellissimo. Ok, forma oscura, questa è la versione. Vestito estivo, anche qua, sempre infradito, perché noi dobbiamo avere le infradito, così morirà di caldo. E vestito invernale, carino, adoravo. Forse non ho cambiato il colore delle scarpe, no, infatti l'ho dimenticato, perché di solito metto... Volevo mettere... no, nero forse. Sì, meglio, e dicevo, sempre con usciti con l'espansione, ma... Sì, carino, va bene. E la piccolina, che anche qui solo due. Eccola qui, questo è il vestito estivo. Carinissimo, con i gelatini. E invernale, bellissimo, guardatela, su lilla viola. Poi con questo cappello col maialino. Anche lei, foto di rito. Bene, quindi ci rivediamo in game. Finalmente ho finito di sistemare la casa e ora ve la mostro. Ora, come potete vedere, l'area dove c'era la piscina... Vabbè, non importa. L'area dove c'era la piscina è diventato il parco giochi dei bambini. Infatti c'è la struttura per l'abilità motoria, le due piscinette carinissime. Sdraiati. Ho messo anche i secchielli per quando andranno a giocare con l'acqua. Cioè, quest'estate, non adesso. L'altalena, perché l'ho vista, è bellissima. La piscina, anziché toglierla, l'ho semplicemente spostata sul retro, praticamente dalla sala adesso accedono direttamente alla piscina. E l'altra, pardon, dov'è? L'altra cosa che ho fatto semplicemente è rifare la, cioè cambiare quelle due o tre cose dalla camera di Elijah. Come vedete, il letto, sono spariti, la scrivania, perché ho messo i distintivi da scout, che mi dispiace. Perché è una cosa che mi piacerebbe provare, che ho visto in qualche gameplay e sarebbe bellissimo provare. Poi il tavolo per la disegnare, per la sua creatività, visto che lui è creativo. E poi ho messo qui il... cos'è? Non mi ricordo più, il coso del coniglio, cappello del coniglio, E il letto. Boh, per il resto sempre sul verde, ce lo vedevo. Anche se lui in realtà, tu non dormi qui. Anche se dicevo, lui in realtà si veste sempre col blu, ma vabbè. Allora, vuoi disegno? Ah, ma non sei ispirato. Vabbè. Disegna forme, vediamo. Boh, lei gioca qui, ma primo. Mostra la forma oscura. Secondo. Ti manca poco, maestro dei vampiri. No, vediamo. Ups. Che? Okay. Un attimo. Qui. Dobbiamo raccapezzarci un attimo. Oh no. Riparata. Oh oh. E riparata, beh, che fortuna, praticamente le piante che abbiamo messo ci vogliono. Devo andare di nuovo a costruire pure la sera, ma porca pera, non lo sapevo, cioè l'avevo immaginato, ma giocosa, no, vabbè, balbetta, poi in realtà dovresti giocare. E anche andare a dormire. Ah già, c'era papino tuo che voleva aiutarti con la pila. Oh. Sì, dopo. Ups. Ho dimenticato una cosa particolare, credo. No, non mi ricordavo, ma avevo messo la luce. Mettiamola anche qui. Ma la voglio... Vabbè, non c'è lilla... Ah sì, viola. Bene. Ok, ritorniamo in game, quindi. Ma tu tra un po' vai a scuola, è vero? Ops. Livello superiore. Oh, che bravo.
Ups, ma tu tra poco vai a scuola? Domani. Dormi. Ecco cosa ho dimenticato in questa cavolo di camera. Ho dimenticato una scrivania. Certo, è ovvio. Se non lascio dietro qualcosa, non sono contenta io. Allora, svendiamo la poltrona. Sì, come vedete, le cose sono semplicemente non vendute, rimesse qui nell'inventario. Allora, la scrivania. Ora, tecnicamente tutto in tema, ma non mi piace il colore. Bianco, azzurro, bianco, che bella. Però devo fare un po' di modifiche. Perfetto. E ora la sedia. Mi piace. O di qui? Non sta di qui? Ah, fatemi un attimo vedere. Perfetto, perfetto, ora finalmente ci siamo. Smolla. Molla lì. Ma che? No, non fai i compiti. Dopo, no, pisolino, dormi proprio. Dormi. Oh. Bene, bene. Però incazzate con una bissia. Vabbè, già che siamo qui. Meditazione oscura. Bene, avevo staccato un attimo la registrazione, come potete notare. E stavo pensando, e avevo anche controllato la registrazione. Ora, più o meno ho ancora una decina di minuti, ma soprattutto guardate qui. Partorisci fra. Ecco perché ha sta panza che, mamma mia, Just as soon? ha una panza che fa provincia. Quindi direi che stacchiamo ancora un attimo. Ah, giusto. E ho mandato Caleb a cucinare per portare avanti, no, la sua aspirazione. Il suo lavoro, pardon, scusatemi, il suo lavoro. Quindi direi che stacco un attimo e ci vediamo in ospedale appena Pearl. Come potete vedere, siamo all'ospedale perché è iniziato il travaglio. Ora, un breve riassunto di quello che è successo. Praticamente, più che altro, ho mandato lei a Pearl a lavorare. È riuscita ad ottenere una promozione. Dov'è che la trovo, forse? Dove cavolo è? Ce l'ho. Ah, eccola qui. È stata promossa a specialista di raccolte di fondi, guadagnerà 41 di più, 41 simoleon di più all'ora per un totale di 96. Poi ha ricevuto 449 simoleon, ogni dettaglio conta e in trazione raccoglie una donazione da 100 simoleon. Poi l'ho mandata nella biblioteca di Windenburg, dove, vediamo se si nota. Eccolo qui, ha conosciuto il bibliotecario attuale Ishan Raghavan, vabbè, lui, che ha, come potete vedere, c'è scritto prole perché ha deciso che sarà uno dei Fuki. Quindi abbiamo il Fuco numero 8, infatti ha già scoperto che due tratti e l'ha già morso. E infatti ho fatto le foto off camera che metterò poi su mio Instagram. E tra parentesi, è talmente generoso questo qui, o fesso. Che ci ha mollato 225 simoleon di donazione, praticamente bellissimo. Il resto è successo nulla, a parte che Caleb anche lui è diventato
Ah, è stato promosso a buona forchetta locale, dai. Guarda, 54 di più simoleon all'ora per un 164. Hai ricevuto il seguente bonus. La torta non è una bugia, dipinto, più 986 simoleon. Bene. Il resto non è successo nulla. Ah, a parte che finalmente Elijah ha conosciuto zia Lilith. Infatti la considera zia. Bene. E piove. A parte correre pa a Roma, non c'è nessuno. Sì, ma non. Dov'è? Praticamente i medici non c'è mai nessuno in questo ospedale, a parte lui. Ah, Eva, capricciosa. Ah, Eva capricciosa, sì. Daichi, che fame? No, Daichi. Lui è? Tetsu, ah, giusto. Non. Cavolo, ti lavi le mani. Dov'è? Fatti registrare. E soprattutto vediamo chi, come, quanti partoriranno. Cioè, cosa? Quanti, come, partoriranno? Caleb, anche tu dovresti cambiare quegli abiti invernali. Sì, fa un po' strano, però. Temporale, freddo, voglio dire. Oh, stava mangiando, poverina. Stava mangiando ed è iniziato il travaglio. Ops. Scusate. Oh, colpa di tua madre, non mia. No, su? Perché è sempre un travaglio sta roba? E il medico, dov'è? Boh, il medico è in giro, non. Oh. Dovesse. Ah, sì, qui. Oh, no. Che teso, vieni qui. Praticamente sta poverina sta iniziando a partorire da sola. Boh, certo, se aspettiamo il medico. Duma? Su, voglio sapere cosa partorirà. Troppo veloce, scusatemi. Caleb, che cosa la urli parole proibite? Io dovrei urlarle. Perché è sempre un parto fare questi video. Oh, scusatemi, è maschietto! Sì, quindi. Scusatemi, mi sono fatta. Ah, giusto, ma che. Stupida. Cristo Fer. Sì, Christopher, detto Chris. Uno, no. E io che me ne aspetto sempre due, cacchio. Oh, me ne aspetto. Uffa, me ne aspetto sempre due. Il mio piccolo Chris. Tu vai a casa. Giuro, dal secondo trimestre avevo una panza che ho detto che nascono due, no, uno. Oh, Chris, che carino. Chissà come diventerà bello da toddler. Soprattutto, che era tanto avrei gli occhi di tuo padre, quindi. Veramente. Caleb, ti ho detto vai a casa. Dicevo, e nel, intanto lei è anche diventata maestra di vampiri e ha. Dobbiamo farci di nuovo carico di una debolessa che non me lo ricordo più quale avevo scelto. Forse. Ci devo pensare quindi per il momento, tanto finché non va avanti, non. Ci devo pensare bene. Sì, oh, abbiamo il temporale anche qui. Freddo, nuvoloso. Beh, primo. Mostra la forma scura. No. Fermi, primo. Perché hai ancora sto cappero di abito? Abito, to, 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 to. E per favore,
Dov'è? Dov'è Chris? Eh? Perché hanno mollato Chris in camera di tua sorella? Quando sarò grande. Da grande voglio diventare un ninja. Però, no, da grande diventerò un vampiro, ma non importa. Cosa devo cominciare a fare per prepararmi a diventare un ninja grande? Iniziare a nasconderti? Trovo un completo. No, inizia a nasconderti. Eccola lì. Iniziamo con queste cose. Bene, a parte il fatto che il gioco mi ha mollato il piccolino qui e non capisco perché, direi che possiamo salutarci qui. Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, 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 ma soprattutto follow me now, follow me now, follow me now, yeah, 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 yeah. Ci rivediamo al prossimo episodio. Konnichiwa.